Ringraziamo il cielo, ringraziamo il nostro Padre Eterno che lo stabile è andato via e abbiamo il portiere più forte che c'è al mondo. Noi abbiamo il portiere più forte che c'è al mondo. Una partita completamente mediocre, perché bisogna essere onesti comunque sia nella nostra vita. Però fra 6 mesi non è che si ricorda qualcuno della partita che abbiamo fatto con la Fiorentina che abbiamo vinto 1-0 giocando di merda, perché senza Leao noi veramente siamo nulli completamente, senza attaccanti siamo nulli perché comunque un bambino non è che si può chiedere di fare miracoli, anche se io l'avrei me. Quel gol lì, Jovic, fa talmente cagare, quel gol lì, Camarda te lo fa. Te lo fa. Io ti dico una cosa, te. Giochiamo come giocavamo l'anno scorso, va? Col trequartista, così almeno abbiamo anche più occasioni da gol, perché io così non mi diverto neanche. Cioè, io così non mi diverto, io sinceramente, io così, io sono sincero, così non mi diverto neanche. Così non mi diverto. Cioè, va bene, ci è andata bene che Jovic ha fatto una cosa buona in vita sua, che ha messo dentro quella palla dentro, ma cioè con Jovic non è neanche, forse non è neanche magari colpa sua, perché con questo modo che abbiamo di giocare, comunque con la punta lì da sola così, è come se giocassimo in 10. Cioè non è Ibrahimovic, è Jovic. Cioè non è Ibrahimovic, è Jovic. Per fortuna, finalmente, dietro, innanzitutto non abbiamo preso gol su calcio piazzato. Grazie al nostro portiere. Grazie al nostro portiere. Non abbiamo preso gol sul calcio piazzato perché se un altro portiere si chiama Donnarumma, ve lo assicuro che quel gol lì lo prendiamo. E invece, minchia, si è messo col corpo davanti, l'ha presa di faccia. Come cazzo l'ha presa? L'ha presa. Ma alla fine l'ha presa. Sono contentissimo per Franceschino nostro che ha esordito all'età di 15 anni e 8 mesi, ha battuto il record di quello del Bologna. Poi bisogna vedere quello lì quanti anni aveva perché era un ragazzo di colore, comunque vabbè. Sono veramente contento soltanto per il risultato, non per la prestazione, ragazzi. Cioè, stiamo facendo cagare. Parliamoci chiaro, è stata una partitaccia. Soltanto di buono c'è il risultato. Parliamoci chiaro, ragazzi, è stata una partitaccia. Abbiamo giocato bene dal 35esimo al 47esimo minuto. Poi scusami una cosa, lo bello. Ma perché non ci buttano fuori i giocatori con fallo dell'ultimo uomo praticamente quasi sulla tre quarti di metà campo e Parisi in area di rigore, fallo netto da ultimo uomo, non lo butti fuori? Cioè, io non riesco a capire questa cosa qua. Cioè, lo bello, tu, se io pareggio sta partita qua, vengo da te dopo, perché ho vinto. Ma se io pareggio questa cazzo di partita, io vengo da te dopo, Cioè, fallo netto da ultimo uomo in netta area di rigore. No, adesso dimmi perché non l'hai buttato fuori. Perché Parisi, che fra l'altro è un ottimo difensore, l'avrei preso Parisi, ma molto volentieri anche perché gioca anche a destra. Spiegami perché non gli hai dato il rosso. No, spiegamelo. Spiegami perché non hai dato il rosso a Parisi. Sei normale? Scusami, ma c'è il VAR anche. Perché c'è la regola che se ti danno il giallo e dopo comunque sia puoi andare a reclamare per il rosso, prendi, vai in sala VAR. Ok, e ti danno il rosso? No, scusatemi, ragazzi, spiegatemi una cosa. Ciao, viene buttato fuori sulla linea della tre quarti. Cioè, lui invece, cioè, dentro l'area di rigore, fallo da ultimo uomo netto completo, non viene buttato fuori. Non riesco a capire, cioè, scusa un attimo, ma le regole sono uguali per tutti o non sono uguali per nessuno?
che poi noi giochiamo in 10 perché Jovic è un ex giocatore, ragazzi, a parte una giocata che ha fatto che l'ha mandato in profondità Hernandez per il resto, però a me questo modo che abbiamo di giocare a me fa cagare. Cioè, a me questo modo che abbiamo di giocare, ragazzi, vi dico la verità, a me non mi piace, non mi diverto. Cioè, non siamo mai pericolosi. L'unica cosa che, guarda, sono contento, oltre che il risultato, perché sono 3 punti d'oro, perché comunque domani prendiamo dei punti sia alla Juve o all'Inter. Quindi sono 3 punti d'oro, ma se ci presentiamo così contro il Borussia Dortmund, va bene che abbiamo Giroud davanti, ma non siamo mai pericolosi. Non siamo mai, mai, mai pericolosi. Cioè, senza Leao, noi ragazzi siamo finiti. Noi senza Leao siamo finiti. Adesso siamo contenti dei 3 punti, per l'amor di Dio. Ma così non è che andiamo tanto lontani, eh. Cioè, parliamoci chiaro, così non andiamo tanto lontani. Se Ciucco non si mette a giocare come cazzo deve giocare, cioè, davanti, quando c'è la palla Leao, cazzo, vedi un abisso. Vedi un abisso fra Ciucco, Pulisic, Christian, che comunque sia, il suo sempre lo fa, comunque, per l'amor di Dio. Quell'altro davanti è un ex giocatore. Parliamoci chiaro, figa, si è mangiato un gol che lì, se c'è Franceschino, quel gol lì lo fa. Quel lì lo fa, o di scavetto, o di cose, poteva fare che cazzo che voleva, c'aveva tutta, è un rigore in movimento quello lì, ancora più facile di un rigore. Quello lì è un rigore in movimento, eh. Sono contento della fase difensiva, per l'amor di Dio, perché sono contento che abbiamo il miglior, che abbiamo il più forte portiere che c'è al mondo. Perché veramente abbiamo il più forte portiere che c'è al mondo. Però per il resto non è che io, cioè, sinceramente mi sono annoiato stasera. Non ho visto questa gran partita. Anzi, diciamo che abbiamo fatto veramente letteralmente cagare. Piero è molto più forte di Davide. Parliamoci chiaro. E Piero non ce l'abbiamo per un bel po' di tempo. Ogni volta ci abbiamo comunque sia da incrociare le dita perché non abbiamo degli infortunati. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, parliamoci chiaro. Non stanno andando bene le cose. Nonostante che la classifica comunque ci rende ancora lì, comunque lì avanti, io non sono contento. Nella maniera più assoluta, perché a me piace che comunque, se c'era Berlusconi, questa partita qua si sarebbe molto incazzato, ma tanto incazzato. Torniamo a giocare come giocavamo l'anno scorso, con sto cazzo di trequartista. Mettiamo Christian come trequartista, che tanto lo sa fare quando recuperiamo Raffaello. Ma prima cosa, mandiamo via questi cazzo di preparatori atletici che ci spaccano un giocatore ogni partita. Questi macellai ci spaccano un giocatore ogni partita. Perché di buono stasera, ragazzi, ve lo dico sinceramente, se la Fiorentina pareggia non c'è niente da dire. Cioè, se la Fiorentina pareggia non c'è niente, non c'è un cazzo da dire. Non mi venite a rompermi i coglioni oggi, ok? Perché allora se mi devo togliere la maglia, che ce l'ho qua sotto, ok? E commentare una partita, stasera non vi posso dire che comunque sono contento per la prestazione, perché la prestazione ha fatto cagare. Abbiamo giocato bene 10 minuti dal 35esimo al 47esimo, a parte che lo bello anche 7 minuti di recupero, figa, adesso ci sono anche i supplementari adesso. Non sapevo che c'erano i supplementari. 7 minuti di recupero, sto figlio di un'anrocchia. 7 minuti di recupero è dato. 7 minuti di recupero e non mi è buttato fuori Parisi che era rosso diretto. Era rosso diretto, pezzo di merda. Era un rosso che era plateale, plateale, cazzo. Noi appena andiamo a protestare, boom, 2 giornate, rosso fuori, 2 giornate. Appena ciò fa un fallo da ultimo uomo sulla tre quarti, rosso fuori. Questo qua, Dio caro, fa un fallo netto in area di rigore, netto da ultimo uomo, non gli dà il rosso. Parisi, fra l'altro, è un ottimo giocatore, perché Parisi veramente ha messo molto in difficoltà Theo Hernandez, è un ottimo giocatore.
Cioè, ma io veramente adesso col Borussia, io adesso non so come cazzo giocheremo. Non è che la vedo tanto bene, sinceramente. Se giochiamo come stasera, col Borussia ne prendiamo un fracco, una sporta in casa. Anche perché comunque sempre si esaltano quando vengono a San Siro. Stasera è andata bene perché abbiamo un grandissimo portiere. Stasera è andata bene perché veramente abbiamo un cyborg in porta. Però bisogna comunque sia guardare in faccia la realtà. Un attimo, sto facendo il video! Però veramente. Sto facendo il video! Orco di. Prenditi le birre, che cazzo vuoi? Prenditele. Posso venire a salutare anch'io? No. Va bene. No, per me è Nico, due bianchi. Sì. L'arancio? No, adesso te li faccio io. Ho quasi finito. Guarda, sono nervoso perché mi hanno fatto veramente nervosire. Sono nervoso perché mi hanno fatto veramente poi la mamma della Madonna, mi dispiace anche che ho fatto male. Sì, dai, prendi due bianchi, dai, non per il cazzo. Sì. Però veramente non. Cioè, così sinceramente, non mi sono divertito sinceramente a vedere questa partita. Non mi sono divertito. Erano fondamentali 3 punti. Meno male che sono arrivati. Ma se andiamo a vedere sul piano del gioco, sul piano della prestazione, cioè l'unica cosa che oltre al risultato che sono contento è che è entrato dentro Francesco. Poi, naturalmente, se non serviamo non sappiamo servire le punte, perché l'anno scorso almeno ci divertivamo perché c'era un trequartista Alex, dietro la punta. faccio vedere. Sì, a posto, vai, vai, vai. No, va bene, ciao. Ah, siamo giù, stiamo perdendo il nemico. Ecco. Cioè, se andiamo a vedere comunque sia la. Perché non torniamo a giocare come giocavamo l'anno scorso? Col trequartista dietro la punta e tutto. Mettiamo Loftus dietro la punta, che è un carro armato piuttosto. A me questo cazzo di modulo che giochiamo, non creiamo una cazzo di occasione da gol. Poi mi viene a dire, ok, però. Cioè, prendiamo meno azioni da gol. Ok, va bene, mi sta bene. Per l'amor di Dio, già è buono che, a parte sull'azione di Mandragora, che se c'è un altro portiere col cazzo che lì non prendiamo gol, però comunque sia c'è qualcosa che non va. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, dai, c'è qualcosa che non va, nella maniera più assoluta. Potevamo anche chiuderla come potevamo anche perderla, eh. Cioè, questa partita qua potevamo chiuderla. Se ci avevamo un attaccante decente davanti, perché Jovic è un ex attaccante, come potevamo anche, se questi qua pareggiano a metà primo tempo, cioè nel secondo tempo loro ci hanno blindato comunque lì nella nostra area di rigore, cioè bisogna essere sinceri. È inutile esaltarci per questa partita qua non ci fa esaltare, questa partita qua ci fa morale per i 3 punti, punto. Ci fa soltanto morale per i 3 punti. Ma oltre a questo, comunque se non ho visto io, cioè sinceramente, cioè non mi sono divertito. È la verità. Cioè, se vogliamo che sono contento, sì, sono felicissimo che abbiamo vinto tutto. Però a livello di prestazione, sinceramente, io sono preoccupato. Non è così che si gioca. Non attacchiamo mai la profondità. Cioè, se tolto Leao, noi abbiamo finito. Tolto Leao, noi abbiamo finito. Mi dispiace dirlo. Tolto Leao, abbiamo finito tutto. Cazzo. È la pura verità. È inutile che state qua a dirmi, ma Rasta, minchia, ci abbiamo fuori, cosa è? Ho capito, c'abbiamo dei macellai come preparatori atletici che ci spaccano un giocatore ogni quarto d'ora. Cioè, dove cazzo devi andare? Io non mi sono divertito, poi non so voi, però guarda, è stata una sofferenza, è stata.
Cioè, più ti è andata di culo stasera. Oggi ti è andata veramente di culo, ti è andata. Perché se non vinci oggi, voglio vedere dove cazzo vai. Io riprenderei Ibra davanti, perché comunque sia, vai con l'altro bambino. Anche perché comunque sia, cioè Camarda che è fortissimo, perché diventerà un campione. Ma noi comunque sia, lasciando stare che Jovic fa cagare, noi agli attaccanti non gli diamo neanche, non gli diamo neanche un pallone. Noi gli ai nostri attaccanti non gli diamo mezzo pallone. Cioè, è la verità, ragazzi. Cioè, 35 minuti, abbiamo fatto il primo tiro in porta con Pulisic dopo mezz'ora. Cioè, il Milan che fa il primo tiro in porta dopo mezz'ora. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, dai. Parliamoci chiaro adesso. Parliamoci chiaro. Patti chiari, amicizia lunga. Ti abbiamo dato i giocatori, ti abbiamo dato tutto. C'è tu il preparatore, c'è tu che cazzo che vuoi. Oggi soltanto bene è stata la fase difensiva. Che dietro comunque sia, siamo stati, come avevo detto, in marcatura stretta. Siamo stati precisi, siamo stati puntuali nelle coperture. Siamo stati tutto. Siamo stati tutto dietro. Tomori, grandissima partita. Ciao, grandissima partita. Davide, ottima partita. Teo, la sua sontuosa partita come al solito. E tutto è... Ma lasciando stare la fase difensiva, cioè, davanti abbiamo fatto praticamente un cazzo. Abbiamo fatto un cazzo, abbiamo fatto cosa? 4 tiri in porta in tutta la partita. Milan, 4 tiri in porta in tutta la partita. Dai, raga. Va bene soltanto il risultato oggi. Va bene soltanto il risultato. E la fase difensiva. Stop. Che almeno comunque su calci piazzati abbiamo imparato a non prendere gol. Meno male che c'è anche il portiere lì. Comunque, vabbè. Per il resto, dovevamo prendere un attaccante, non l'abbiamo preso, abbiamo preso un rincasso che fa cagare, anche perché non lo cercano neanche. Ma dobbiamo cambiare modulo di giocare, dobbiamo tornare a giocare come giocavamo l'anno scorso, che c'era il trequartista dietro la punta, che comunque sia, cazzo, cambiava un po' le cose, tutto. Io così non mi diverto. Detto questo, ragazzi, domani, meno male che abbiamo fatto i 3 punti, ci sediamo in poltrona. Ok, ci sediamo in poltrona domani belli tranquilli e vediamo un attimino anche che mangiamo punti, o una o l'altra o tutte e due. Un pareggio secondo me sarebbe anche la cosa migliore, sinceramente, anche perché giocano a Torino. Secondo me, per me domani la Juve vince. Ho questa sensazione che domani la Juve vince e andiamo a 5 dalle merde, ma così non vincerai mai lo scudetto. Cioè, allora, devi guardarti di dietro, non davanti. Dietro devi guardarti, non davanti, te lo dico subito. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti.